Prima del 2008 il suo fondo era uno dei più grandi di Wall Street. Era famoso per i rendimenti che garantiva ai suoi clienti, fino al 20% annuo. Rispettatissimo nei salotti dell'alta finanza americana, era presidente del Nasdaq e così ha contribuito all'innovazione nel mondo degli investimenti. Ma dietro a tutto questo si nascondeva una truffa da 65 miliardi di dollari. Il suo nome è Bernard Madoff e questa è la storia della più grande truffa di Wall Street. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo della truffa di Bernard Madoff, o Bernie Madoff come lo chiamano in America. Bernard Lawrence Madoff, Bernie per gli amici, nasce a New York nel 1938. Il padre e la madre non sono di buon esempio. Entrambi lavorano nel mondo della finanza con scarsi risultati. Il padre, ad esempio, ha mandato in bancarotta due società che aveva avviato. Forse anche per questo da giovane Madoff non sembra molto preso dalla finanza. Ha due interessi. Il nuoto e Ruth, l'unico amore della sua vita dai tempi del liceo. Grazie al suo insegnante di nuoto, Madoff trova lavoro come bagnino in una spiaggia di Long Island. A 21 anni, nel 1959, si sposa con Ruth. Un anno dopo, nel 1960, si laurea in scienze politiche alla Hofstra University. Lo stesso anno, Madoff prende la licenza da broker e fonda la Bernard L. Madoff Securities, insieme alla moglie. Il capitale iniziale con cui apre la società sono circa 55.000 dollari. 5.000 che aveva messo da parte facendo il bagnino e gli altri 50.000 che gli aveva prestato il suocero. Tutti i primi investitori sono amici del suocero o suoi familiari. Tra questi spicca il nome del filantropo Carl Shapiro, che entra nel fondo di Madoff con ben 100.000 dollari. Non è chiaro se lo schema Ponzi di Madoff sia iniziato in questi primi anni, negli anni 80 o ancora più tardi. Madoff dirà che la truffa ha avuto inizio soltanto nel 1991. Quello che sappiamo con sicurezza è che in questi primi anni di attività Madoff entra in contatto con investitori a New York e in Florida. Li convince ad investire nel suo fondo e loro, colpiti dai rendimenti ricevuti, iniziano a fargli pubblicità. Così Madoff attira nuovi investitori e il fondo cresce sempre di più. Allo stesso tempo Madoff inizia a diventare amico con delle persone che lavorano in organi di controllo americani, come la SIPC, la Securities Investor Protection Corporation, un'autorità che vigila sulle frodi finanziarie. Comunque, per capire bene come funzionava la società di Madoff e come faceva a nascondere la truffa, dobbiamo fare un salto a New York. Più precisamente al cosiddetto Lipstick Building di Manhattan. In questo grattacielo di 34 piani, alto 138 metri, si trova la sede della Madoff Securities. Al 18° piano c'è l'ingresso principale e una sala riunioni. Al 19° piano c'è l'ufficio dove si svolgono le attività principali della società, mentre al 17° piano avvengono le magie finanziarie. Ma andiamo con ordine. Madoff ha due attività, una legale e l'altra meno. Partiamo dall'attività legale. Al momento della sua nascita, la società di Madoff inizia a scambiare penny stocks. Hai mandato un biglietto alla mia società poche settimane fa chiedendo informazioni su penny stock con un forte potenziale a rialzo e con un rischio decisamente minimo, te lo ricordi, no? Si tratta di azioni con prezzi molto bassi che vengono scambiate in mercati OTC, over the counter. In parole povere, un mercato OTC è un mercato non regolamentato. Non vuol dire che non ci siano regole, vuol dire che non ci sono gli obblighi e i controlli che sono previsti per le aziende quotate nei mercati finanziari tradizionali. Di solito gli accordi presi in questo mercato sono fatti tra gli investitori direttamente o tra le aziende coinvolte, senza intermediari. Il problema è che la Madoff Securities è troppo piccola per poter competere con le big di Wall Street. Per superare questo ostacolo, Madoff punta sulla tecnologia. A quei tempi, per leggere il prezzo di un'azione, o si andava a Wall Street in orario di apertura, oppure si serviva delle pink sheets. Le pink sheets, che potremmo tradurre in pagine rosa, contengono tutti i prezzi degli strumenti finanziari offerti sui mercati OTC. Insieme ad altri dealers, Madoff entra a far parte del NASD, la National Association of Securities Dealers. Il loro obiettivo è di sfruttare la tecnologia dei computer per avere a disposizione sullo schermo tutti i prezzi dei mercati. La NASD, infatti, permette ai suoi associati di utilizzare un programma per vedere le quotazioni dei titoli direttamente sul computer. In questo modo creano un nuovo sistema telematico che nel 1971 darà vita al Nasdaq. Così, quando un cliente si presenta da Madoff, lui può mostrare tutti i prezzi direttamente dal suo PC. Questo nuovo strumento gli permette di abbassare di molto i costi di esercizio e quindi anche le commissioni. E così riesce a crearsi un vantaggio competitivo notevole che gli porterà sempre più clienti. Abbiamo capito che al 19° piano Madoff svolge una regolare attività di market maker o di intermediario finanziario in generale. Ma cosa succedeva quindi al 17° piano? Sulla carta un'attività di consulenza per investimenti. Madoff era molto riservato al riguardo e noi sappiamo bene perché.
Ma in cosa consisteva questa truffa? Beh, Madoff prometteva agli investitori dei rendimenti superiori alla media, ma non troppo superiori, il giusto per non destare sospetti. Quando chi aveva investito nel fondo di Madoff vedeva che effettivamente il ritorno del 10% promesso veniva versato nel suo conto, allora era spinto a consigliare ad amici e parenti di investire a loro volta. Così facendo, grazie al passaparola, nel giro di qualche decennio Madoff era arrivato a gestire un capitale di vari miliardi di dollari. Tra gli altri, anche molta gente di Hollywood ha deciso di affidarsi a Madoff. Tra questi c'era anche Steven Spielberg. Ma non era l'unico. Quello che né gli attori né gli investitori più esperti sapevano è che continuava a esserci questo velo di magia al 17° piano. Qui infatti lavora un team guidato da Frank Di Pascali, il braccio destro di Madoff. Il compito di questo team è quello di creare degli scambi fittizi di azioni che possano giustificare gli alti rendimenti del fondo e quindi in pratica di far quadrare i conti. Ecco, al 17° piano c'è la creazione di bilanci e rendiconti finanziari fasulli. Questi servono per mascherare lo schema Ponzi di Madoff. Una volta raccolti i capitali dai nuovi investitori, Madoff non li investe. Invece di investirli, li mette su un conto in banca. Così, come ogni schema Ponzi, i rendimenti dei vecchi investitori sono generati dal capitale dei nuovi investitori. Finché ci sono nuovi investitori che apportano nuovo capitale, lo schema regge. Se qualcuno dovesse chiedere un rimborso, Madoff preleverebbe direttamente dal conto. Il problema verrebbe fuori solo se a chiedere il rimborso fosse la maggior parte dei clienti. Ecco, gli iscritti più affezionati sicuramente se lo ricorderanno, però abbiamo già parlato dello schema di Charles Ponzi in questo video qui. E se non ve li volete perdere, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Prima di continuare con il video, abbiamo una bella notizia da darvi. Grazie a voi stiamo diventando sempre più grandi e abbiamo ottenuto la nostra prima sponsorizzazione. Quindi, oltre a voi, vogliamo ringraziare Surfshark. Surfshark è un servizio di VPN che vi permette di navigare online in sicurezza. Non sto qui a spiegarvi i processi VPN e le crittografie, ma come al solito vogliamo dirvi a che cosa vi può essere utile. Avete presente quando cercate un film o un documentario in streaming ma non è disponibile in Italia? Ecco, grazie a Surfshark potrete attivare la VPN e avrete a disposizione tutti i cataloghi degli altri paesi. Basta cliccare qui e cambiare la vostra posizione. Inoltre, Surfshark è disponibile su tutte le piattaforme: Mac, Windows, Android, Apple TV, PlayStation e via dicendo. E a differenza di molti altri servizi, un singolo abbonamento consente di installare ed utilizzare Surfshark su quanti dispositivi vogliamo, senza limiti. Se volete provarlo, potete iscrivervi con il codice in descrizione. Avrete 3 mesi gratis e l'83% di sconto sull'abbonamento. Detto ciò, torniamo al video. Ma torniamo a Bernie. Nessuno avrebbe sospettato di Bernie Madoff. Un uomo sicuro di sé, dalla personalità calorosa, era una persona sicuramente affidabile, o almeno è quello che credevano. Tutti lo conoscono e sanno quanto sia lui che la moglie Ruth siano delle bravissime persone. Dopotutto entrambi sono impegnati in opere di filantropia e fanno beneficenza a ogni occasione. In più, dal 1991 iniziano anche i finanziamenti alla politica, a partire dal Partito Democratico Americano. Insomma, i Madoff sono diventati uno stile di vita da seguire. Un esempio. Tutto procede a gonfie vele, eppure già dagli anni 90 alcuni all'interno di Wall Street iniziano a dubitare dei rendimenti di Madoff. Quando il mercato andava su, il fondo di Madoff guadagnava. Quando il mercato andava giù, il fondo di Madoff guadagnava lo stesso. A testimonianza dello scetticismo di Wall Street nei confronti di Madoff, c'è il fatto che nessuno dei big di Wall Street abbia mai investito nella Madoff Securities. E tra i più diffidenti di Wall Street troviamo lui, Harry Markopoulos. Markopoulos è un gestore di fondi. Negli anni 90 i suoi portafogli non performano come i clienti avrebbero voluto. Così nel 1999 il suo capo gli dice di studiare il grande Madoff e le sue strategie di investimento così redditizie. Madoff infatti, come dicevamo, era diventato una vera e propria leggenda. Il suo fondo aveva delle performance positive anche quando il mercato era in rosso. Quindi Markopoulos si mette al lavoro e inizia a studiare la strategia di Madoff. Secondo quanto detto da Markopoulos stesso, gli è bastato osservare un flusso di cassa di Madoff per capire che i conti non tornavano. E i motivi, sempre secondo lui, potevano essere solo due. O Madoff faceva insider trading, oppure aveva messo su un enorme schema Ponzi. E come sappiamo, era la seconda. Adesso che ha seri dubbi sui rendimenti del fondo di Madoff, Markopoulos decide di consegnare i suoi studi alla SEC, l'autorità che vigila sui mercati americani. Ma sia nel 2000 che nel 2001 non viene ascoltato. Lui però non si dà per vinto. Continua nella sua ricerca. Deve trovare qualcosa che incrimini Madoff senza lasciare possibilità di scelta alla SEC. Più passano gli anni, più all'interno di Wall Street aumentano i sospetti verso i rendimenti di Madoff. Arrivano sempre più lettere di sollecito alla SEC, che finalmente, nel 2006, decide di avviare un'indagine. Dopo 2 anni la SEC chiuderà le indagini per mancanza di prove. Madoff, dal canto suo, fa di tutto per fornire tutta la documentazione necessaria. Falsa, ovviamente.
tutta quella che gli viene richiesta dalle autorità. Leggenda vuole che Madoff una volta abbia chiesto a Di Pascali di compilare un documento richiesto da SEC proprio lì sul momento. Di Pascali e il suo team allora si sarebbero subito messi all'opera. Pensate che per far seccare l'inchiostro e per rendere il foglio del documento più vecchio, si dice che Di Pascali l'abbia messo dentro a un freezer, subito prima di presentarlo alle autorità. Questo ve l'ho detto per farvi capire quanto Madoff fosse disposto a fare di tutto pur di evitare che la verità venisse a galla. Tutto ciò in realtà non avrebbe dovuto impedire alla SEC di trovare qualcosa di strano nei conti falsificati della Madoff Securities. C'è dell'altro in effetti. Quella di Madoff è una storia con più ombre che luci. Abbiamo ripetuto più volte che Madoff si era costruito un certo tipo di immagine nel tempo. Poi aveva stretto amicizie con molti pezzi grossi di Wall Street e in più aveva familiari e amici stretti in vari organismi di vigilanza americani. E quindi non si è mai realmente capito quanto Madoff fosse realmente coperto da qualcuno all'interno della SEC. Fatto sta che gli sforzi di Markopoulos sembrano essere stati inutili. Quando nel 2008 la crisi dei mutui subprime fa collassare la borsa di New York, il castello di carte di Madoff inizia a crollare. Sì, perché vista la situazione, molti di quelli che avevano affidato i loro soldi a Madoff decidono di iniziare a chiederli indietro. Quei soldi però, come abbiamo visto, non ci sono. In parte perché i rendimenti sono fittizi ed in parte perché Madoff ne ha speso una bella fetta vivendo nel lusso più sfrenato. Le persone truffate sono migliaia e sono sparse in tutto il mondo. Come abbiamo detto, sono artisti di New York e di Hollywood, ma anche famiglie reali europee, banche, hedge fund e anche pensionati. Pensate che addirittura in Italia anche Unicredit c'era cascata, ovviamente per vie traverse. Nel momento in cui Madoff si rende conto di non poter ripagare la maggior parte dei suoi clienti, crolla emotivamente e confessa tutto ai figli. E i figli lo denunciano alle autorità. L'11 dicembre 2008 viene arrestato dall'FBI. Nella sentenza, Madoff viene condannato a 150 anni di carcere per frode. E purtroppo per lui non li sconterà tutti perché morirà in carcere per cause naturali nel 2021. L'ammontare della truffa si aggira intorno ai 65 miliardi di dollari. Le autorità hanno calcolato che Madoff si sarebbe intascato circa 17 miliardi di dollari nel corso del tempo. Qualcosa però si è cercato di recuperarlo. Dopo la sentenza viene istituito dalle autorità americane il Madoff Trustee, un ente il cui unico obiettivo è di restituire il più possibile alle vittime di Madoff. A inizio 2022 il fondo ha restituito circa 14 miliardi di dollari. Sono riusciti a recuperare questi soldi dagli investitori che risultava avessero ritirato più di quanto avevano inizialmente investito. Molti di loro in effetti avevano ottenuto guadagni anche molto significativi. Inoltre, le autorità sono riuscite a prendere quei soldi anche dalle istituzioni che si sono dimostrate incapaci di riconoscere degli evidenti segnali riguardo l'attività illecita di Madoff. Le cosiddette red flags. Questo perché qualcuno in realtà avrebbe dovuto riconoscerlo. Però su questo punto per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!